Ma io credo che i matematici siano fra le categorie più ossessionate e ossessive che esistano, forse insieme forse agli scacchisti o ai musicisti o ai pittori. Mi rendo conto che praticamente tutte le categorie sono ossessionate e ossessionanti. I matematici l'ossessione la trovano nei problemi, hanno dei problemi da risolvere e fino a quando non riescono a risolvere ci battono sopra e vanno avanti. Naturalmente la cosa potrebbe anche non arrivare mai, quindi quella è un'ossessione futile che dura tutta la vita inutilmente. Spesso i problemi si risolvono. L'esempio tipico dello scorso secolo, alla fine del Novecento, è Andrew Wiles, che risolse il famoso ultimo teorema di Fermat e divenne il matematico più famoso del mondo. Beh, lui lavorò in solitudine, da solo, per 7 anni, a risolvere questo problema. Lo risolse nel 1993, andò in pubblico, diede la notizia e poi si accorse che aveva fatto un errore. E naturalmente era già finito sulla prima pagina del New York Times, ma ritornò a chiudersi nel proprio angolino, ci mise altri 2 anni e alla fine effettivamente riuscì a risolverlo. Quindi una ossessione durata praticamente 10 anni. Fortunatamente non tutti sono così. Però nel nostro piccolo, quando abbiamo un problemino, cerchiamo effettivamente di risolverlo in questa maniera ossessiva, cosa che gli studenti in genere non capiscono. Gli studenti si trovano davanti a un problema, lo guardano, lo leggono e dicono non mi viene. E non è così che si fa la matematica, bisogna essere ossessivi.